Protagonista del prezzo del virus di oggi è il professor Lorenzo Fioramonti, ricordo, ex già ministro dell'istruzione, onorevole del gruppo misto, docente economista. Ben ritrovato, professore, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti. Professore, partiamo subito dal dato sulla disoccupazione di oggi, siamo al 6,3%, il tasso della Germania. Ci spiega perché, nonostante il fatto che siamo con la disoccupazione uguale a quella della Germania, è una pessima notizia in realtà? Ma perché è una disoccupazione totalmente diversa. Sono aumentati moltissimo, è aumentato moltissimo il numero degli inattivi, cioè di coloro che sono così scoraggiati che non solo non hanno lavoro, ma hanno smesso anche di cercarlo. Purtroppo il nostro sistema statistico nazionale considera un disoccupato soltanto colui che non ha il lavoro ma lo cerca. Quindi se non lo cerchi più, viene inserito tra gli inattivi e questo fa diminuire paradossalmente il numero, formalmente parlando, dei disoccupati, ma in realtà è una pessima notizia, vuol dire che stanno aumentando tantissimo. Centinaia di migliaia di persone, circa 700.000 soltanto negli ultimi mesi, hanno smesso di cercare lavoro, anche perché ovviamente il Covid ha bloccato l'economia. Probabilmente questo dato riprenderà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma comunque ci dice di un'economia che è allo sbando. Un'economia allo sbando, questo ci porta ovviamente a riflettere anche sul fronte dei sussidi di disoccupazione, i vari tanti sussidi. Oggi anche il presidente del CNEL, Treu, dice che bisogna mettere mano al sistema. Lei che ha studiato molto con estrema attenzione, anche proprio come economista, il ruolo, l'importanza proprio del mercato del lavoro, come li riorganizzerebbe, professore? Quali consigli potrebbe dare al governo? Guardi, l'ho già fatto quando ero membro del governo, sia dell'ultimo questo che di quello che l'ha preceduto. Noi dobbiamo fare una cosa molto semplice, dobbiamo creare un sistema di sostegno al reddito, ammortizzatori sociali, reddito, chiamate come volete, che sia il più universale possibile. Noi non possiamo avere rivoli di casse integrazioni speciali, ordinarie, In deroga. disoccupazioni ed altri. Abbiamo bisogno di un sistema che sia più simile a quello che hanno in tanti altri paesi. Lei parlava prima della Germania. La Germania ha uno o due strumenti e sulla base di quelli agisce. Questo dà delle garanzie al lavoratore, dà delle garanzie anche all'imprenditore e permette di evitare i costi di transazione della complessità del sistema. Il reddito di cittadinanza in realtà va in questa direzione come spirito. Bisognerebbe prendere quello strumento e trasformarlo in un sistema unitario di sussidio al lavoro e che possa essere utilizzato Quindi in toglie la tutti i momenti. parte di avviamento al lavoro che oggettivamente non ha funzionato, professore, diciamolo chiaramente, un po' l'ANPAL, un po' i navigator che adesso non sembra neanche, inevitabilmente, se vogliamo, anche con il lockdown, con il confinamento, spariti dall'orizzonte, tant'è vero che anche l'opposizione con Matteo Salvini è andato proprio da ANPAL per cavalcare, diciamo, in qualche modo anche il malcontento dei cosiddetti navigator. Sicuramente il sistema ha funzionato meno di quello che avrebbe potuto fare. Io ritengo che il reddito di cittadinanza sia una bella idea ed è giusto che ci sia in Italia, potrebbe funzionare molto meglio, l'avremmo dovuto sperimentare meglio, ma va fortificato anche magari separando le due parti, politiche attive e sussidio personale, lotta alla povertà. Però quello che è fondamentale è che noi andiamo verso un'economia che cambierà tantissimo. Quindi abbiamo bisogno di un sistema che aiuti anche le persone a cambiare lavoro, non soltanto durante le crisi, ma anche per adattarsi al futuro che verrà, alla transizione ecologica. Noi dobbiamo avere un sistema che garantisca che se tu perdi lavoro o cambi lavoro non muori di fame. Ecco, questo sistema è facile realizzarlo, soprattutto in un paese che ha tanti rivoli che costano un sacco di soldi. Spendiamo tantissimo in questo sistema che abbiamo oggi, potremmo renderlo più efficiente. Senta, a proposito proprio di cassa integrazione, sappiamo che erano 9 settimane più altre 9, ma adesso si porrà proprio il problema dell'estate, perché è vero che qui si continua a parlare di dove fare le vacanze, la riapertura dei confini, vacanze in Grecia o non vacanze in Grecia, però il punto fondamentale è che il 17 di agosto scade questo divieto di licenziare. Poi che cosa succede? È vero che adesso si sta studiando di estendere la cassa integrazione, magari anche per altre settimane, far arrivare fino al 31 di dicembre, però è un po' inevitabile. I suoi amici americani dicono che ci sono troppe zombies company, cioè compagnie anche negli Stati Uniti che sono zombie perché ormai sono di fatto morte, ma vengono tenute su un po' con i fili degli aiuti statali. Non c'è anche questo rischio in Italia? Sicuramente c'è e le aziende e i lavoratori vanno aiutati e vanno aiutati non con pezzetti di cassa integrazione rinnovabili perché questo crea un clima di incertezza. Io in queste settimane ho parlato con tantissimi imprenditori, alcuni di questi hanno il loro codice Ateco ancora bloccato, cioè non possono agire economicamente, hanno il blocco dei licenziamenti ma devono pagare gli stipendi e non sanno come farlo perché non possono riaprire
bottega, quindi stiamo mettendo anche soprattutto nei confronti delle PMI, delle piccole e medie imprese, un carico, un onere economico gigantesco, quindi giusto non licenziare, ma è giusto anche che lo Stato intervenga e dica: i salari te li pago io, te li pago finché l'economia non si riprende, perché ti sto dicendo che non puoi aprire bottega e quindi tu non puoi caricarti di queste spese. Ecco, bisognerebbe farlo con lungimiranza. Quando hanno fatto le famose 14 settimane a febbraio, lo sapevano che 14 settimane, la matematica non è un'opinione, finiscono ad aprile. Allora o tu fai un programma di lungo termine e dici: ti blocco per 6 mesi ma ti pago e indebito lo Stato per farlo, oppure metti l'economia in una condizione di totale incapacità di agire, e la gente si stressa e alcuni perdono lavoro, perdono l'azienda, alcuni perdono anche la vita. Professore, lei ha detto il punto fondamentale: lo Stato si indebita, dove trovare le risorse? Noi stiamo parlando di questo boom del BTP a 10 anni, ma ovviamente sono tutti prestiti che vanno restituiti fortunatamente grazie allo scudo della Banca Centrale Europea, diciamo che costa meno indebitarsi sui mercati, però comunque sono prestiti. Arriviamo immediatamente al punto: il MES è da usare o non è da usare? Perché il partito a cui lei proviene, diciamocelo chiaramente, Movimento 5 Stelle, ne ha fatto una bandiera: no al MES, in parte raccolta anche dal Premier Conte, poi vedremo se cambierà idea su questo. Si ricorda MES no, Eurobond sì, che poi adesso arriviamo anche al Recovery Facility. MES sì o no, professore? Allora guardi, per quanto mi riguarda il MES non è un problema in sé, il problema è che se il MES è l'unico strumento che mettiamo in campo è un errore, sarebbe un errore gigantesco da parte dell'Europa, l'ho detto più volte. L'Europa di fronte a questa crisi non può dire: ti do qualche soldino in più e me lo devi dare ad un tasso preferenziale. La crisi è sistemica, quindi bene che si sia fatto il muro sul MES, perché questo ha sviluppato un negoziato che oggi vediamo porta a un recovery fund interessante che arriva a 750 miliardi, forse addirittura 1000 miliardi alla fine di questo percorso. Questo serve. Nell'ottica di queste risorse poi ci sta pure il prestito di livello MES, quello la responsabilità se la prenderà il Presidente del Consiglio, che ha detto che l'Italia non vi farà ricorso, io mi auguro che non ce ne sia bisogno, ma se dovrà farlo lo spiegheranno il perché. Ma l'importante è la battaglia sui finanziamenti del Recovery Fund. Quelli poi il Premier, scusi la interrompo, professore, si prenderà la responsabilità, però poi la farà votare a voi, cioè ai parlamentari, perché il punto è questo, lui l'ha detto: magari metteremo il pacchetto tutto, però la parola finale spetterà al Parlamento. Diciamo anche giustamente, siamo fortunatamente in una democrazia, quindi sarete voi a votarlo. Rapidamente, il Recovery Facility la convince, visto che qualcuno già scrive anche sui giornali, arriveranno briciole sia nel 2020 che qualcuno dice anche nel 2021, il grosso arriverà nel 2022, Cottarelli dice avremo bisogno di soldi anche nel 2022, però il fatto è che ne abbiamo bisogno anche subito. Ovviamente abbiamo bisogno di soldi subito e bisogna intervenire nella maniera più massiccia. Questi sono negoziati in corso. Fino a qualche settimana fa sembrava che anche questo fosse impossibile. Oggi comincia a diventare possibile. Io mi auguro che alla fine l'Europa sia in grado di comprendere, quando parlo di Europa parlo della Commissione Europea e degli Stati membri, perché poi alla fine sono loro che decidono, sia in grado di comprendere che serve più solidarietà. Secondo me stiamo facendo dei passi in avanti. Se il governo ha fatto abbastanza, direi di no. Il governo deve fare molto di più e deve indebitarsi con ragionevolezza, ma con un'ambizione di creare un'economia diversa. Il decreto rilancio da questo punto di vista lascia molto a desiderare, perché dà poco a tutti senza un'ottica, sembra più, come è stato detto da alcuni, una lista della spesa piuttosto che una visione di politica economica. Su questo bisogna intervenire, lo faremo in Parlamento come forze parlamentari. L'importante davvero è che questa occasione che abbiamo di ridisegnare l'economia europea non venga persa. E di fronte a questo il MES non può bastare, serve debito, servono prestiti a fondo perduto, in tanti ed importanti, perché quella è la solidarietà alla fine, non tutti vengono colpiti allo stesso modo da questa crisi, e serve una nuova visione per l'Europa. Mi auguro che questa sia l'opportunità che cerchiamo da anni. Proprio in conclusione, professore, Romano Prodi in una intervista dice: bene lo Stato temporaneamente nelle imprese che va ad aiutare, torna lo Stato padrone in Italia? Secondo me lo Stato deve poter intervenire nelle imprese, ma deve farlo con una visione pubblica, perché poi se si mette a fare lo Stato di mercato, l'imprenditore di mercato, lo fa pure peggio del mercato. E c'è un'altra via anche, bisogna cominciare a pensare a una logica di beni comuni. Il pubblico non è solo lo Stato, a volte dei partenariati pubblico-privato, delle fondazioni, delle organizzazioni non governative possono intervenire su alcune cose, dico una, le concessioni autostradali, meglio dello Stato o del mercato, perché hanno una logica di efficacia ma non inseguono il profitto. Renzo Fioramonti, ricordo anche il suo ultimo libro, Il mondo dopo il PIL, economista. Grazie davvero per tanti spunti che ci ha fornito oggi. Ci risentiamo prestissimo, professore. Grazie. Grazie a voi.